Ci siamo. Allora, buonasera a tutti. Sono naturalmente Katie con Mimose Time. Sono in trasmissione in questo momento. Sono io, sono Bellaria, Bellaria Regia Marina. E in collegamento questa sera con me, insomma, vedrete adesso un ospite eccezionale. Intanto saluto Carmelo. Ciao Carmelo, lui sta a Milano. In questo Buonasera. momento noi siamo vicini, come succede di solito. Ma quello che vi stavo dicendo è che effettivamente l'occasione è molto molto importante perché l'ospite di questa trasmissione stasera si chiama Gianni, che adesso abbiamo in collegamento subito e lo facciamo vedere. Ciao Gianni, e lui sta in un posto Buonasera. eccezionale, un luogo veramente, insomma, dei ricordi, la storia della musica. Lui sta a Lagnata di Fabrizio De André, naturalmente, quindi a Tempio Pausania, e per l'occasione naturalmente mi sono messa la maglietta del 40esimo della PFM con Fabrizio De André. Quindi ciao Gianni. Ciao, buonasera a tutti. Ma Ciao, ciao Gianni, come va? Come si sta lì a Tempio Pausania? bene, siamo in una fine stagione che insomma si preannuncia bello. Oggi da 2 giorni spazzato via da un maestrale che ha rischiarato il cielo, restituito freschezza all'aria, stiamo proprio bene, stiamo lavorando bene. Sì, guarda, anch'io mi sono preso un attimo di un po' di giorni così di relax dopo quello che abbiamo passato, no? Tutti quanti con il bruttissimo periodo del lockdown, e quindi insomma un po' di pausa ci sta, però ho approfittato del fatto che potevo ascoltarti, potevo sentirti questa sera perché vorrei che ci raccontassi effettivamente insomma la storia quella che è dell'Agnata, che adesso è diventato uno splendido hotel, no? Quindi però ricorda sempre la storia, la bellezza, tutto quello che riguarda il nostro grande Faber, quindi Fabrizio De André, e che naturalmente, insomma, ricordiamo, tra l'altro, l'anno scorso proprio ho presentato l'ultimo libro che ho scritto, La canzone di Marinella, che è proprio il sottotitolo del libro, dal titolo principale, che è Il Made in Italy delle donne, e naturalmente facendo anche la cover della canzone di Marinella, perché fu quello dedicato a Fabrizio, al ventennale della sua scomparsa, e non solo, perché la canzone di Marinella è proprio una canzone che parla purtroppo di femminicidio, quindi ho dedicato questo libro alle donne vittime di violenza. Quindi quello che ti volevo chiedere invece è quello che si respira a Lagnata, che cosa succede in questi momenti? Naturalmente adesso è un luogo di, insomma, di svago, di divertimento, però c'è sempre, no, lo spirito di Fabrizio. Ma ti posso dire che lo spirito di Fabrizio è presente a 360 gradi. Innanzitutto perché tu citavi l'hotel oggi, in realtà l'hotel è oggi, ieri e ci auguriamo domani, perché il progetto della ricettività Lagnata nasce con Fabrizio e Dori già dal 93. Quindi loro, dopo 15 anni di vita intensa a Lagnata, con l'azienda agricola, la passione di Fabrizio per l'allevamento, per la terra, a un Insomma, certo noi sappiamo punto. quello che è accaduto in Sardegna, quindi ci ricordiamo tutti, no? Insomma, la grande avventura e disavventura che hanno avuto Fabrizio e Dori, insomma. Quindi effettivamente quel luogo che poteva essere ricordato in maniera, diciamo così, da molti in negativo, invece lui proprio ha realizzato un sogno e poi l'ha fatto diventare veramente un luogo anche di bellezza per sempre, no? Quindi eterna rispetto anche a quello che ha vissuto lui. Sì, per utilizzare le sue parole, ha insomma riversato una goccia di splendore in questa terra che lui amava infinitamente. Lo ha fatto con la sensibilità di un poeta e con la visione anche di un uomo capace di calarsi nella realtà, perché dicevo, è partito con il progetto dell'allevamento, che era la sua passione iniziale. Poi, passati gli anni, Fabrizio ha ricevuto migliaia di visite a Lagnata, tutti sono stati accolti insomma con quel calore che, da un lato, legato alla cultura degli stazzi, perché Lagnata era uno stazzo, cioè un'unità produttiva, rurale, autosufficiente, dall'altro con questa sua straordinaria generosità di accoglienza nei confronti di chiunque. E da lì poi, con queste migliaia di visite, è nato in loro insomma il desiderio e anche l'idea di rendere Lagnata un luogo che proprio fosse di ricezione e accoglienza, e quindi crearono nel 93 l'agriturismo. E dopo un anno di accoglienza con centinaia di persone che frequentavano quell'agriturismo, tra l'altro pionieristico in Sardegna e anche in Italia per i tempi, con molte persone che si trattenevano a chiacchierare, a bere, a mangiare, che spesso non riuscivano ad andare via a fine pasto, specie a cena, e che dormivano là a Lagnata, ospiti di Fabrizio, nelle camere che avevano creato per i figli, per gli amici. E Certo. a quel punto hanno deciso di lanciare anche l'hotel, per cui Fabrizio è riuscito in realtà nell'intento, perché ha creato e inaugurato il Ram Hotel,
Ed oggi Lagnata sostanzialmente, a parte il verde che è andato avanti, che è cresciuto, ma che era stato selezionato da Fabrizio e disposto da Fabrizio Dori a Lagnata, oggi quell'hotel praticamente continua a vivere in quello spirito di accoglienza e di poesia, perché è un luogo non solo a detta mia che ci lavoro, ma che lo frequento da 20 anni, molto prima di lavorarci. A detta di tutti quelli che ci arrivano, un luogo con un'energia e un'atmosfera sicuramente unica. Certo, Carmelo, puoi mettere tutte e tre noi, così ci vediamo tutti e tre anche poi in regia quando avremo modo così di fare anche un po' di montaggio per quello che riguarda proprio anche la storia, le immagini, insomma, quelle che poi ci manderà Gianni e poi appunto metterò naturalmente la sigla che è la canzone di Marinella perché alla fine poi dedicheremo proprio questa puntata di Mimosità interamente a Fabrizio De André. E tra l'altro, questa settimana scorsa c'è stato proprio il concerto lì a Lagnata dove c'è stato Daniele Silvestri, quindi c'è stato anche il Cristiano naturalmente, quindi sarà stata una serata eccezionale, veramente un grande dispiacere non esserci. Ci credo, no? È il Timing Jazz di Paolo Freso, insomma, che è noto a livello Anche internazionale. Paolo Freire. Sì, fa tappa dal 2000 a Lagnata, ha fatto circa 14 edizioni e quest'anno c'era appunto Daniele Silvestri in una, devo dire, in un ambiente straordinario, perché non tutti i Covid vengono per nuocere. Da un lato ha limitato il numero di presenze, quindi a danno di tutti quelli che volevano venire. Dall'altro ha creato un'atmosfera con 400-500 persone, molto intima, in cui Daniele si è emozionato infinitamente, ha dichiarato proprio pubblicamente di essere terrorizzato dal cantare le canzoni del maestro a casa sua. E dall'altro c'è stato questo duetto con Cristiano, che ha fatto gli onori di casa, e con Paolo Fresu, che per quattro brani, insomma, ha interagito con Daniele, entusiasta, insomma, di questo gioco musicale per tutti. Ma le persone che vengono lì, come vi contattano? Ma Lagnata è oggi un boutique hotel che è presente, insomma, sui canali di, insomma, web, sui canali insomma, come si dice, di comunicazione noti e anche meno noti. E quindi ci contattano prevalentemente tramite il web. Per il ristorante invece va avanti la forza del telefono, ancora irriducibile. Ci contattano perché direi quest'anno è atipico, come sappiamo, per cui abbiamo una percentuale di italiani che non si era mai vista. Lagnata viaggia sul fronte hotel con percentuali che variano negli anni tra il 60 e il 75% di stranieri che non sanno chi sia Fabrizio De André e che arrivano a Lagnata perché è un luogo che viene descritto dai feedback di chi c'è stato come un luogo magico, speciale, unico, immerso nella natura, con il sapore dei cibi tradizionali e con la semplicità di un'accoglienza che non ha tempo. E quindi ci raggiungono così, vengono, scoprono Fabrizio De André anche gli stranieri, molti se ne innamorano perdutamente e tornano negli anni per rivivere appunto un momento di tranquillità perché Lagnata, che in gallurese significa luogo nascosto, luogo riparato dai venti, oltre a essere riparato dai venti e nascosto realmente, è riparato da qualsiasi suono che arrivi dall'esterno che non sia naturale, perché veramente è immerso in 70 ettari di tenuta, circondato da pendici collinari, che ne fanno un luogo irraggiungibile da suoni che non siano quelli insomma, della natura a tutto tondo. E poi non è raggiunto neanche diciamo così, dalle onde elettromagnetiche. Solo il satellitare ci dà la possibilità di essere connessi. Non c'è campo per la rete mobile. Questo all'inizio spaventa alcuni, che poi invece riscoprono un'esperienza che sembra lontanissima nel tempo, quella di vivere in un luogo in cui i cellulari non stanno sempre squillando, le persone non urlano al telefono con chi sta dall'altra parte perché non si sentono, cose del genere. E questo dopo un giorno, 2 giorni, 3 giorni restituisce veramente quella disconnessione tecnologica e riconnessione su quello che viviamo momento per momento, che da tutti quelli che vivono a Lagnata, ripeto, almeno dopo 1 o 2 giorni viene riconosciuto come un valore aggiunto. Quindi adesso quante sono le persone che ci sono lì in questo momento? Sono tante?
Ma no, lagnata rimane sempre intima perché ci sono 10 camere, per cui normalmente ospitiamo una ventina di persone che sono il top di quello che possiamo ospitare. Poi a pranzo e a cena abbiamo anche ospiti esterni, ma per una filosofia di rispetto dell'atmosfera dell'lagnata non si superano mai i 40 coperti comunque, quindi rimane sempre intima l'atmosfera. Ma voi fate anche degli eventi durante l'anno per ricordare Fabrizio, comunque durante appunto, anche se non è in un periodo di, insomma, in estate o comunque in altri periodi, fate qualcosa, qualche evento? No, in realtà Lagnata, l'unico evento che, insomma, cui collabora è quello appunto di cui abbiamo parlato prima, che è quello del Time in Jazz. E quindi una volta all'anno abbiamo questo grosso evento che sposta completamente la sintonia su numeri che fino a qualche anno fa erano 2200 persone che venivano proprio a vedere e seguire il concerto del Time in Jazz a Lagnata. E quindi c'era questo snaturamento temporaneo della Lagnata che da quest'intimità passa invece a una... insomma, un momento di condivisione collettiva, ma anche ampio, perché 2200 persone sono tante in un contesto come quello della Lagnata. È di gioia, di musica, e insomma, per 24 ore cambia l'atmosfera per poi ritornare al suo nucleo originario, che è quello che poi Fabrizio ha amato fin dall'inizio, cioè legato da un lato alla possibilità di solitudine, che certo con 20 camere, con 10 camere e 20 persone non è solitudine, però comunque privacy, riservatezza e tranquillità. E dall'altro legato comunque al contesto che ha amato, che è quel contesto appunto fatto di suoni naturali e di semplicità, di una cucina genuina e semplice, senza che nulla sia artefatto. Ecco, questo qua. Siccome ti sento un po' poco, tu aspetta che mi sposto un attimo perché magari io ho poca connessione. Io ho iniziato a vedere te a scatti quando ho iniziato a spostarti. Sì, ho visto comunque che c'è poca connessione. Sono insomma in un luogo dove dall'hotel perdo anche la connessione. E quello che ti volevo chiedere è, insomma, è rimasta quello che è proprio descritto anche da quello che hai detto prima, no? Proprio la voglia di mantenere la storia, di mantenere il ricordo di André. E organizzate anche delle serate fra di voi dove cantate o comunque queste cose non si fanno più? Allora, più che organizzarle, sono dei momenti che spontaneamente nascono. A Lagnata c'è una chitarra acustica a disposizione dei clienti. E capita che appunto un cliente che suona la chitarra, inizia a prendere la chitarra, a suonarla, qualcun altro si avvicina, parte una canzone, poi ci si ritrova magari a cantare intorno al tavolo le canzoni di Fabrizio. Questo sicuramente è un rituale che si è ripetuto svariate volte, almeno in questi ultimi anni, da quando io frequento e collaboro insomma, con la famiglia di André insomma, per il lavoro della Lagnata. Durante il Time in Jazz, ovviamente le energie si concentrano e quindi c'è un fermento particolarmente forte. Quindi in quella 3 giorni è un continuo cantare e suonare canzoni di Fabrizio tra clienti dell'hotel, clienti del ristorante, passanti, perché poi c'è un pellegrinaggio quotidiano a Lagnata di persone che vengono a tributare il loro affetto e non solo, la loro stima a quello che è stato il più grande cantautore italiano, a detta insomma di molti. Io sono uno di quelli che lo condivide da Tra l'altro, quando. appunto, quello che ho qui è il libro che ti dicevo prima, appunto, Il Made in Italy delle donne, e il sottotitolo, appunto, è La canzone di Marinella, no? E la prima intervista proprio è alla Dori, a Dori Ghezzi, dove, appunto, lei ha chiesto, diciamo così, quello rispetto alla musica, anche quella attuale, no? Sai, a quella dei giovani e soprattutto sui trapper, visto che c'è stata anche una polemica adesso a Sanremo, insomma, l'ultimo dove questo trapper italiano comunque inneggiava, diciamo così, al femminicidio alla fine, perché poi il video che ha fatto l'anno scorso, per cui è stato tanto insomma vituperato, è proprio per questo. Quindi a lei ho chiesto proprio di pensare e di parlare di quello che è invece la differenza della musica, no? Della musica che è rimasta ancora noi, che cantiamo ancora, che è proprio la musica di Fabrizio, che invece canta le donne in un altro modo. Quindi secondo te anche, non so, il modo di fare musica rispetto a quello che sono i giovani, hanno imparato qualcosa da uno come Fabrizio De André o no? Assolutamente sì, cioè, Fabrizio è trasversale dal punto di vista generazionale, non ci sono generazioni
che sono rimaste in qualche modo distanti dal messaggio di Fabrizio. Io vedo all'Agnata arrivare 14enni che hanno portato i loro genitori e non viceversa all'Agnata perché volevano venire a vedere il luogo in cui ha creato, in cui ha vissuto, in cui come uomo ha gioito e sofferto come ogni uomo, e vedere l'opera che ha creato, quell'opera concreta che appunto è l'Agnata, la sua architettura, l'architettura del verde, i dettagli che lui ha studiato e ha fatto realizzare progettandoli. E tornando invece alla musica, assolutamente sì, perché insomma, l'opera di Fabrizio, come tutte le grandi opere, non ha esattamente un tempo, non è collocabile nel tempo, è un messaggio universale che attraversa non i decenni, ma attraverserà i secoli, come i grandi autori attraversano i secoli per arrivare a noi, con un linguaggio forse che tra alcuni secoli dovrà essere tradotto o con le note, come si fa con le note a margine per capire il linguaggio di quel tempo, però quel messaggio è universale ed è arrivato ai giovani di oggi, arriverà ai giovani di domani e a quelli che avranno la forza di andare, la forza e l'interesse di andare a scovare dentro questo cantautore del XX secolo un messaggio che appunto è universale, che è fatto di poesia straordinaria, sensibilità verso tutto ciò che è un tema, tutto ciò che è legato alle tematiche sociali, tutto ciò che è legato all'emarginazione, tutto ciò che è legato alla differenza, tutto ciò che è legato alla forza intrinseca dell'essere umano quando è lontano dalle catene del potere, o quando comunque lotta per affrancarsi da queste catene. Cioè, quel messaggio è universale e non potrà che andare avanti. Certo, infatti è proprio quello che dicevamo prima, no? Rispetto alla musica, che poi, insomma, poi Fabrizio è chiamato il poeta, è quello che, insomma, è stato amato tantissimo da una grande, no? Insomma, Fernanda Pivano, poi comunque, insomma, tutta quella che è un po' la letteratura americana, no? Insomma, Antonio Gibson River per noi è un must, no? Effettivamente di Fabrizio De André. E poi c'è, cioè, quello che riguarda invece il luogo, no? Proprio il luogo che ricorda la sua esperienza lì in Sardegna, che sicuramente è molto molto particolare, che molti all'inizio non ci credevano, no? Che, insomma, che si potesse addirittura stabilire, no? In Sardegna. Poi l'esperienza appunto che ha avuto rispetto proprio al rapimento, no? Quello che ha subito Condori, effettivamente in molti potevano pensare magari che andasse addirittura ad odiare questo posto, invece assolutamente è stato il contrario. Sì, credo che come ogni uomo dopo un'esperienza del genere, dalle testimonianze che ho raccolto dalle persone a lui vicine, ovviamente si è messo in discussione, ma è una discussione che si è risolta in pochissimi giorni, forse nell'arco di 2 settimane, e quindi insomma l'ha risolta con la capacità di comprendere da un lato gli esecutori materiali del sequestro, e quindi in un perdono universale ha capito che poi è stato trasfuso, come tutti i grandi artisti fanno, in un'opera straordinaria che è L'Indiano, cioè, o l'omonimo Fabrizio De André, insomma quell'album straordinario in cui fa questo parallelismo tra la Sardegna o parte della Sardegna e della società sarda con dall'altra parte gli indiani d'America chiusi nelle loro riserve e quindi con tutta una Sì, serie di meraviglioso. Poi, insomma, relazioni. ricordiamo tutti Hotel Supramonte, insomma, poi tutte le musiche, le canzoni di quell'album che sono rimaste proprio nella nostra storia, nella storia di tanti che lo amano ancora. Quindi i giovani, secondo te, lo amano, Fabrizio? Assolutamente sì, perlomeno i giovani che arrivano all'Agnata ovviamente sono di parte perché arrivano lì, arrivano proprio con quella forza, con quella determinazione di scoprire i luoghi in cui lui ha vissuto e creato. In generale è ovvio che il pubblico, insomma, la maggioranza del pubblico giovanile probabilmente non ha nella propria top ten Fabrizio De André, ma cantautori o forse non cantautori, anche cantanti, musicisti, rapper, trapper e così via, che sono magari con un linguaggio più giovanile vicino a loro. Ma io credo che la musica in generale, a meno che non ci siano persone dietro che portano dei messaggi completamente o sconclusionati o privi di fondamento o addirittura falsi e pericolosi, ecco, la musica in generale è un fattore straordinario e importantissimo nella gioventù come in qualsiasi età. Quello che mi auguro ovviamente è che quei giovani che lo seguono siano capaci di trasmettere agli altri un po' di Fabrizio De André, perché va benissimo. Io, tra l'altro, ho ascoltato e ascolto anche alcuni autori che hanno fatto hip hop negli anni 90 e anche loro portatori insomma, di messaggi e di testimonianze sempre sul solco di un impegno sociale. Quindi c'è anche molta buona musica nei linguaggi diversi, c'è cioè, sempre stata e sempre ci sarà. Ma le
parliamo di voi adesso, parliamo dell'Agnata. Voi che cosa offrite, insomma, alla fine poi alle persone che vengono lì, che cosa vogliono, cosa cercano da voi? Ma diciamo che sono due differenti target, si potrebbe dire. Allora, da un lato abbiamo il cliente straniero che cerca esattamente un boutique hotel con quelle caratteristiche che l'Agnata ha e che un boutique hotel in alcuni casi deve avere, ovvero un contesto naturale di pregio, da un lato l'esclusività, che non è una scelta per essere esclusivi, ma il fatto che ci siano solo 10 camere rende esclusivo quel luogo, perché sono 70 ettari di bosco con una perla che è il giardino voluto e realizzato da Fabrizio Dadori. E quindi cercano quello, un momento di relax, diciamo, di concentrazione su quello che è il bello della vita, e là attorno ce n'è tanto, la semplicità di una cucina tradizionale che gli restituisca dei cibi non sofisticati, e la condivisione di momenti con gli altri ospiti, ovviamente con tutte le persone che all'interno dell'Agnata lavorano e collaborano per portare avanti insomma, il progetto che è di Fabrizio, di Doria e della famiglia di Andrea in generale. Questo cercano gli stranieri. Gli italiani ovviamente hanno nel cuore, molti di loro perlomeno, hanno nel cuore anche Fabrizio, quindi cercano da un lato sì un pranzo, ma, o una cena, o anche un paio, 2 o 3 giorni all'Agnata, ma cercano prevalentemente quell'atmosfera che ha ispirato Fabrizio e vogliono rivivere quei luoghi per capire come Fabrizio li ha vissuti e perché ha scelto quel luogo. E molti lo capiscono, perché una delle cose più note sulla Sardegna di Fabrizio è che lui a un certo punto ha detto che se avesse potuto suggerire un prototipo di paradiso al buon Dio, ci ho detto da un agnostico anche più bello, avrebbe suggerito come prototipo la Sardegna. Però nella Sardegna non ha scelto un luogo a caso, ha scelto l'Agnata. Quindi, come dire, c'è un'indicazione forte, come se un amico ti dicesse: guarda, ho visto un posto meraviglioso, in quel posto Cioè, chi meraviglioso sceglie trova. Montocervo e chi sceglie l'Agnata. Esatto, Fabrizio ha scelto l'Agnata per viverci, quindi vorrei dire, un'indicazione abbastanza forte. A me, se un amico mi dicesse vai all'Agnata, ci crederei. Se Fabrizio D'Andrea ha scelto di vivere all'Agnata, ancora di più. E quindi la curiosità che muove, il sentimento che muove gli italiani, spesso legato appunto a questa, alla vicenda umana, oltre che a quella artistica di Fabrizio. Guarda, io veramente ti ringrazio perché hai fatto proprio una panoramica eccezionale del luogo. Tra l'altro io sto riprendendo dove sono io e appunto che non c'entra nulla con l'Agnata, però comunque l'amica che gestisce questo luogo è un'amica appunto che tra l'altro è sarda, quindi sicuramente quando rivedrà questo video insomma avrà un po' nel cuore anche quello che stiamo dicendo rispetto alla sua terra. Sono a Bellaria Reggia Marina, quindi insomma proprio lontano dall'Agnata in molti sensi. Però veramente ti ringrazio Gianni perché hai dato proprio l'idea di quello che è il mantenimento, no? Il mantenimento della bellezza, della storia e di tutto quello che insomma a noi rimane, perché vabbè, noi siamo abbastanza di parte, io sono una fan, da quando insomma ho iniziato a cantare la canzone di Marinella avevo 10 anni e la prima canzone che ho cantato a memoria, quindi in effetti sono proprio nel cuore. Però credo che il messaggio che tu hai dato lo possano dare. Diciamo così, lo puoi dare a chiunque, a tutti quelli che amano sia la Sardegna, ma anche un grande personaggio che rimane nella storia della musica e non solo, perché la musica anche vuol dire messaggio anche umano, messaggio di diritti, insomma, tutto quello che è un po' un senso di civiltà che ancora rimane fortunatamente. Tra l'altro io mi ricordo i funerali a Genova che sono stati veramente una cosa di massa, cosa che magari tanti altri cantanti o comunque artisti sono sempre stati magari fuori, no? Anche dal contesto così di amare veramente il pubblico, ma solo di essere dei personaggi. Invece lui ha dato anche questo ultimo addio con Dori che ha detto no, le persone che vogliono venire a salutarlo devono venire, cioè non è possibile che se ne stanno a casa o che lo dimenticano magari appunto semplicemente perché era un personaggio famoso, no? Quindi questo è una cosa che rimane nel cuore dei grandi poi, no? Quindi insomma il poeta è ancora con noi. Io ti ringrazio tantissimo e cosa possiamo dire ai nostri amici che vogliono venire all'Agnata, quando vi possono chiamare per prenotarsi? Guarda, in realtà possono chiamare durante la stagione, per cui normalmente da maggio a metà ottobre. Fuori dalla stagione, contattarci via email è sicuramente il mezzo che riesco a seguire meglio. Quest'anno
abbiamo dato più forza anche ai social perché molti ormai si connettono esclusivamente tramite quello, quindi abbiamo qualcuno che segue i social per rispondere e indirizzarli verso di me. Comunque chi vuole venire, ovviamente Lagnate è aperta, come dicevo, ai vari pellegrini, tra virgolette, con simpatia e affetto lo dico, che vengono a salutare il luogo del maestro, ma anche a tutti coloro che invece vogliono anche vivere un'esperienza culinaria da un lato, oppure insomma, ricettiva dall'altro, di bellezza all'interno di una perla. Grazie, grazie a Gianni. Carmelo, tu hai fatto la registrazione con le tre i nostri visi, giusto? Mi sono alternato delle volte, sì. Hai alternato, comunque, sì, volte, perché siccome si vede molto in controluce, quindi insomma abbiamo un po' colorato, diciamo così, se siamo ripresi tutti e tre, ecco, questa è la cosa importante. Bene. Adesso siamo tutti e tre? Adesso sì, siamo tutti. Ok, allora io volevo appunto salutare tutti i nostri amici, qui appunto dall'hotel Marais, come vedete sono a Bellaria, però saluto ancora Gianni che sta a Tempio Pausania, quindi a Lagnata, la casa che è stata di Fabrizio De André, che è ancora di tutti e che possono andare appunto a fare una bellissima vacanza, ma ricordare ancora quello che è appunto il suo ricordo e il suo messaggio di musica. Vi Grazie ancora. saluto Ciao a anch'io dalla tutti. Sardegna e da Lagnata. Grazie, grazie a tutti. Ci vediamo. A presto. Alla prossima, grazie ancora. Alla E prossima, la prossima ci vediamo in Sardegna. La prossima volta siamo lì, Va benissimo, vi aspetto. Buona serata. Ciao, caro. Ciao. Ciao, Carmelo, anche a te.